fare un primo bilancio sui diversi congressi territoriali provinciali di categoria della UIL, in attesa naturalmente di quello generale del prossimo giugno. Al centro il lavoro, il futuro del territorio brindisino, i cambiamenti annunciati tra transizione energetica, PNRR e altro. Beh certo, siamo nella fase cruciale, siamo entrati dentro alla fase congressuale della UIL. Con alcune già categorie i congressi si sono svolti e al proprio interno ognuno fa l'analisi dei 4 anni precedenti, voglio dire, per esprimere un attimino quanto è stato fatto come sindacato e a volte anche, come dire, giudicare quello che si è fatto, perché non è che il sindacato non si giudica, il sindacato si giudica direttamente e poi si fa giudicare dai lavoratori. I dirigenti, il gruppo dirigente che partecipa ai congressi sono lavoratori delle tante fabbriche o delle aziende che abbiamo qui nel territorio, che giudica il percorso fatto negli anni. Perciò in questo momento i congressi sono per noi uno strumento di identificazione del lavoro che comunque abbiamo fatto in risposta anche a quello che ci dicono i nostri delegati. Ecco, entriamo dentro poi il discorso di questa, diciamo, esperienza sul campo, no? Prima come, diciamo, appartenenza al sindacato e poi 24 anni, soprattutto come segretario di una delle organizzazioni sindacali più importanti. Un bel risultato, ma anche una significativa e indiscussa responsabilità. 24 anni, se non vado errato, tra lotte sindacali, vertenze, istanze, confronti con la politica, no? Anche da voi ostacolata e criticata, ma sempre con il buon senso, sempre con il buon senso, diverse amministrazioni e istituzioni locali e regionali che ti sono susseguite, ma soprattutto molti posti di lavoro che sono stati persi. Dovrei fare l'analisi non solo soltanto dei 24 anni, voglio dire, solo per i 24 anni ce ne vorrebbero un altro 24 per fare una telenovela, per raccontare effettivamente minuziosamente tutto quello che è stato il percorso, non sempre facile, perché io provengo dal petrochimico, si sa, si conosce, sono entrato nel 1970 a settembre, ricordo molto bene, e poi dopo qualche anno iniziai, come dire, tra virgolette, fatemelo passare, la carriera sindacale, ma non perché io l'ho cercata, perché io facevo tutt'altro, ero uno sportivo, ero un allenatore di calcio con buoni risultati, voglio dire, aver vinto 2 tornei di terza categoria provinciali e regionali contemporaneamente, una volta a Mesagna, un'altra volta a Cellino, e poi aver raggiunto risultati importanti come qualificazioni sia al secondo posto che al terzo posto, con le seconde categorie e anche con la prima categoria, insomma, diciamo che il mio era più che altro la voglia di continuare a traguardare e restare nello sport, perché era la cosa che mi piaceva. Il sindacato, la politica, personalmente non l'ho mai frequentata. Perciò non c'è stato, ma invece c'è stata la voglia e la volontà di lavoratori come me, perché io facevo il turnista, lavoratori come me che alla prima come dire, al primo confronto di presentazione di liste del consiglio di fabbrica, perciò non dell'RSU ma del consiglio di fabbrica, mi inserirono nella lista a mia insaputa. E lì devo dire che iniziò la mia carriera sindacale. Beh, possiamo dire l'imprevedibilità della vita, no? Di un percorso sì, che poi lei poi ha affrontato per tanti anni. Anche il fatto stesso di avere avuto la fortuna di entrare nel petrochimico all'epoca Monte Edison, voglio dire, come quando si dice che la vita è tracciata, noi non la conosciamo, ma la vita è tracciata. Io potrei raccontare tutta la storia. Volevo andare via dal petrochimico e mia madre, che non c'è più, mi diceva, mi confortava, mi richiamava la mia
voglia al cambiamento di un sistema di vita che si cambiava. Ecco, se mi permette, segretario, è una fase molto importante del territorio brindisino, no? La fase di questa, come dire, esplosione, almeno sulla carta, appunto della fase industriale, ma poi naturalmente poi, come diremo, o meglio, arriviamo poi ai giorni nostri con la crisi, no? Con la crisi, certo. E quindi, ma insomma, anche allora, scusami, sì, se ti interrompo, ma anche allora noi, forse qualcuno se l'è dimenticato, ma noi abbiamo subito 1700 persone che sono andate via dal petrochimico. Cioè, all'epoca, con lo scoppio del cracking, c'è stato una, come dire, un abbattimento, o meglio dire, l'utilizzo di strumenti sociali, e stiamo parlando degli anni, fine anni 80, voglio dire, no? Stiamo parlando con 1600 persone in cassa integrazione. Anche lì ci sono state le battaglie e ci sono state, però, sono stati raggiunti, come dire, obiettivi importanti nel momento in cui a quell'epoca la politica e il sindacato a tutti i livelli, e la politica a tutti i livelli, provinciale, regionale e nazionale, hanno trovato la possibilità di, come dire, rispondere ad un obiettivo che era quello di dare lavoro a coloro i quali l'avevano perso. Perciò trovammo anche lì, ecco, la trasformazione, la novità, ecco. E nuove società, e il frazionamento poi che avvenne all'interno. Esatto. Ecco, anticipando, diciamo, no, naturalmente poi anche delle domande che verranno poi fuori spontanee, no, da parte mia, in questo bel dialogo che abbiamo. Quindi lei mi dice, mi fa capire che allora, a quell'epoca, no? Quindi abbiamo detto, lei è entrato a lavorare nel petrolchimico, poi è stato nominato prima i consigli di fabbrica, eccetera, poi è entrato a pieno regime. Consiglio di fabbrica, si nominava. Nel sindacato c'era più dialogo tra la politica e i sindacati. Certo, come no. Non a caso io ricordo le notti che abbiamo fatto come manifestazioni al Mise, perciò al governo, a Roma, le notti che abbiamo fatto al Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda le problematiche ambientali di questo territorio. Sicuramente chi non c'era non ricorda, non sa che noi siamo sempre stati quelli, coloro i quali hanno, come dire, combattuto per il benessere, ma anche per l'occupazione di questa provincia, che credo all'epoca, basta andare a guardare la storia di ieri, dava, mi sembra, migliaia e migliaia di posti di lavoro all'interno. Poi chiediamoci perché oggi non lo fa. No? Senta, da segretario della Guilla, no? Ma anche da attento osservatore alle tematiche e problematiche di un territorio come quello brindisino, quasi sempre bistrattato, no? Non lo dico io, ma lo dice anche lei, lo dicono i sindacati, cioè bistrattato anche e soprattutto dal governo nazionale. Lei ha spesso fatto riferimento anche alle diverse occasioni perse dal nostro territorio. Beh, se dovessi ricordare già quelle all'inizio, che la UIL, all'inizio del mio mandato, che parte dal 1998 ed è una strada che abbiamo percorsa e che è sicuramente, non so se si chiuderà il 24 giugno, ma poi dopo magari dirò qualcosa. Già nel 1998 noi facevamo capire a questo territorio che abbiamo tra la Basilicata e la Puglia un grande giacimento di petrolio e di gas che si chiama Val d'Acri, che porta il greggio alla raffineria di Taranto, e noi proponevamo con un grande obiettivo la pipeline tra Val d'Acri, raffineria di Taranto e il petrochimico di Taranto. Basta pensare, attraverso un oleodotto che poi dopo tutto già esisteva, bastava mettere di fianco un altro tubo per arrivare a Brindisi. Cioè, lo dicevamo perché eravamo convinti che per non cadere nei ricatti dei mercati, perciò sul costo e anche a volte per colpa forse del sindacato, i blocchi stradali, e perciò
le autocisterne non passavano e ritardavano le necessità di mercato da parte delle aziende per approvvigionarsi della materia prima, noi all'epoca suggerimmo questa cosa ed oggi si sarebbe trovata utile a quelli che sono le problematiche di questo territorio. Ma non solo, non vorrei, come dire, vorrei ricordare a me stesso che è una cosa importante, permettimi. Lo scoppio del cracking, dopo credo 4-5 anni, con l'avvento di un direttore molto bravo nel territorio brindisino, il sottoscritto, perché era sempre ed è rimasto sempre uno sportivo, il sottoscritto propose a quel direttore di creare qualcosa a ricordo della memoria di quei colleghi che perirono in quell'incendio. E per me era facile parlare di pallone, di calcio, perché io ero un allenatore, e proposi il torneo che ancora oggi fanno, ma grazie a quello che l'organizzazione sindacale UIL e la e di categoria all'epoca propose, e magari ecco, il direttore dette ascolto, perché come dire, eravamo, come dire, sinceri nelle nostre richieste, nelle nostre proposte. Perciò, per dire, ci sta la pipeline da una parte, l'aspetto sociale dall'altra parte, no? Poi ci sta, lo ricordi anche tu, il rigasificatore, il valorizzatore, voglio dire. È un tema su cui lei torna spesso e di cui si è anche ritornato a parlare in questi giorni, no? Forse evidentemente apportando anche maggiore confusione sul tema pure, no? Ma sì, perché che vuoi, una volta che ormai una cosa è passata e perciò la LNG non può essere, non può ritornare se non attraverso marchingegni societari, non lo so, no, ma non può ritornare per riproporre qualcosa nel territorio brindisino, scottata poi di tutto quello che è successo, di tutto quello che è accaduto. Però voglio dire, per noi anche all'epoca il rigasificatore era una cosa importante, ma non perché avevamo detto sì alla società, ma perché lo ritenevamo un aspetto, come dire, rispondente ad un aspetto sociale che veniva meno, che è l'occupazione. Noi ce lo dimentichiamo, io continuo ad avere ancora, ce l'ho ancora qua, i progetti anche del freddo, dove ci stavano società che avrebbero comunque, ci avrebbero dato la disponibilità attraverso un accordo da firmare di oltre 1000 dipendenti, a prescindere da quelli diretti della LNG. Ma se non si può tenere conto di 1000 posti di lavoro, mi sembra che forse stavamo, anzi meglio dire, anche all'epoca. Ricordiamo allora che la politica fu trasversale, no? In questo certo. No al rigassificatore, insieme naturalmente a delle deliberazioni da parte del certo, qui ci sono state e continuano ad averlo, come dire, secondo me, tante responsabilità che la gente poi dimentica, fa, no? Qualcuno oggi addirittura dice che non è vero che erano contro il rigasificatore, ma che erano contro il sito. Anche questa è un'altra bugia. Cioè, voglio dire, noi abbiamo visto una politica coesa, non tutta la politica coesa, perché c'erano partiti che erano a favore di questa cosa, ma quella che contava, che determinava le autorizzazioni, perciò parlo del sistema regionale fino al sistema locale, voglio dire, non ci dimentichiamo l'accoppiata Enrico Mennitti, non è che ce la possiamo dimenticare, no? All'epoca si parlava di una città d'acqua e perciò tutte le papere se no se ne andavano via dal porto, voglio dire, era importante mantenere le papere che invece far entrare le navi all'interno del porto o ospitarle per quello che serviva realmente a noi. Cioè, voglio dire, questi hanno una grande responsabilità e se oggi ci troviamo in queste condizioni lo dobbiamo alla politica che loro hanno fatto, non certamente il sindacato che si è battuto per far capire invece la bontà di quei progetti che tu giustamente da amministratore devi discutere
è trovare il metodo e il sistema giusto per traguardare obiettivi che possono rispondere alla tranquillità e alla sicurezza del tuo territorio. Ma quando tu il no lo dici a priori, ecco, significa che non vuoi un'industria che vada un attimino a rifiorire nuovamente. Perciò sei uno contro il sistema industriale. E questo è quello che stanno dimostrando in questo momento. L'industria nel territorio brindisino deve essere cancellata. Che poi l'industria è il tema centrale dei vari congressi, no? Territoriali che si stanno... Che oggi è logico, ma lo è stato anche ieri, oggi ancora di più, questo problema. No, allora, il binomio occupazione-ambiente, no? Da quanti anni se ne parla? E sembra quasi che il territorio brindisino, in attesa ancora di, abbiamo detto prima, di certezze da parte di una politica che risulta ancora attenta, è assente o disattenta su certi versanti, sia prigioniera di questo, no? Cioè, sembra proprio che questo binomio è così, è ancora irrisolto, e che quindi il territorio brindisino sia succube di questo rapporto anche, tra occupazione e ambiente. Anche di questo mi sembra che da anni che ne parliamo. Quando si parla di bonifiche, si parla di liberalizzare alcune aree. E quando dicevamo che un'impresa non riesce a cantierizzare nessun progetto e nessuna richiesta, questa cosa della bonifica l'hanno sempre lasciata lì perché era lo strumento, lo spauracchio di coloro i quali erano intenzionati a venire e a come dire, investire nel territorio brindisino, no? Perché? Perché le bonifiche non sono mai state fatte, sono sempre state finanziate per liberare le aree, ma non sono mai partite. Tante volte la categoria, la Confederazione, ha richiamato non solo l'attenzione della propria organizzazione sindacale, la UIL, perché è vero che noi siamo territorio, ma alle nostre spalle ci sta una confederazione nazionale che comunque ascolta i territori e porta avanti le questioni. E non a caso noi attraverso la UIL nazionale abbiamo riproposto sempre e ripetutamente la necessità di richiamare l'attenzione sulle bonifiche al Ministero. Il problema è che c'è da qualche parte che si ferma e che chiudono i cassetti con le chiavi. Stessa cosa è per l'accordo quadro di programma sulla chimica. È finanziato, potrebbe ancora oggi dare risposta a 30-40 lavoratori. Ricordiamo quei lavoratori, ad esempio, ex DAL, eccetera, eccetera, sono rimasti fuori, no? Ma anche altri, perché di quelli ormai sono andati, qualcuno è andato pure in pensione, voglio dire, stiamo parlando di anni. Il problema è che dopo gli ultimi 40 che entrarono, anche lì si bloccò perché non c'erano progetti. Anche questa è un'altra finalità che bisognerebbe capire. Insomma, gli imprenditori di questo territorio o di altri territori riescono a recepire da parte degli enti preposti la possibilità di venire nel territorio? Ma qualche imprenditore si è chiesto, scusate, ma perché devo venire? Se non trovo, come dire, la possibilità di dialogare con nessuno e spendere soldi anche per il viaggio per venire a Brindisi, quando poi i soldi, rimetterci i soldi. Perciò, come dire, il problema gira sempre intorno alla non politica, perché non si propone il territorio. Cioè, una volta lo facevano, molto prima di Arrigo, lo facevano e proponevano il territorio, addirittura concordavano quali erano i comuni limitrofi alla provincia che facevano turismo, chi faceva agricoltura, chi faceva artigianato, chi faceva l'industria. Voglio dire, c'era una programmazione. Oggi non si sa cosa bisogna fare domani mattina. Perché voi proprio denunciate, per quanto riguarda ad esempio l'attuale amministrazione, la mancanza di dialogo, no? di confronto. È quello che voi... Sicuramente, ormai io, diciamo, con questa amministrazione, se siamo stati chiamati per delle esigenze del comune 4-5 volte in questi 4 anni,
3 anni, quanto, da quanto tempo sanno loro, forse sto anche esagerando un poco. Non c'è mai stata una riunione vera, reale, che abbia potuto, come dire, alla fine trovare un obiettivo comune, perché ogni volta c'è sempre questa limitatezza di dialogo nei confronti di ciò che magari può servire al territorio. Forse no, è arrivato il momento che questa città, io mi assumo anche responsabilità di quello che dico, ma credo che sia un pensiero condiviso, credo che sia arrivato il momento in cui i cosiddetti muri ideologici, non so se no, sono stato chiaro, da una parte e dall'altra nel complesso vengono eliminati, siano eliminati per il bene della città. Ma sarebbe... Le appartenenze, no? Si ha ancora la sensazione, segretario, che questa città va davanti a gruppi, no? A gruppetti, a, come dire, a più che a scontri, più a scontri, no? Che non a confronti e non e che piuttosto ad ammissioni di errori, no? Di sottovalutazioni che certo, sarebbe una cosa bella sia da parte nostra ma da parte mia, per carità, poter dire o capire dove ho commesso l'errore di trasportare la will in un senso negativo, voglio dire, su qualcosa che invece poteva essere positiva, ma vorrei che qualcuno me lo dicesse, no? Ma così però dall'altra parte qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità e parlare francamente su quello che magari dovremmo veramente, con le novità che ci sono e che stanno in giro, come dire, tradurre in economia reale quanto c'è come proposizione al territorio, e parlo di investimenti, del PNRR, parlo un attimino un po' di tutto quello che può scaturire, insomma, da questi ultimi dati che ci vengono forniti. Senta, segretario, una domanda, diciamo, piuttosto particolare. Nella sua lunga esperienza segretario generale in UIL avrà sicuramente avuto qualche grossa delusione nei rapporti personali, oltre viceversa a soddisfazioni e positività, no? In tal senso. Ecco, ci racconti meglio l'uomo Antonio Ricchi. Ma io, come dicevo prima, ero uno sportivo. Di soddisfazioni nello sport ne ho avute tanti, ma anche nel sindacato, per carità, dicevo la proposizione dell'aver fatto, aver proposto in tempi non sospetti la Paper Line era per noi un punto determinante del cambiamento del sistema industriale nel territorio brindisino. Dall'altra, altra ulteriore soddisfazione, dicevo prima all'inizio, quella del torneo dei colleghi, ma anche l'applicazione di un contratto, un rinnovo contrattuale, dove c'era all'epoca, si pensava sempre non alle 10.000 lire in più, ma si pensava ad ottenere la riduzione di orario di lavoro per far sì, per far restare meno le persone in fabbrica. Bene, io mi ricordo che anche lì, sempre per il mio carattere, quello di fare, non quello di non fare, o di essere legato ad una locomotiva per essere un carro. Io non sono mai stato un carro, io sono sempre stato una locomotiva. E anche all'epoca, perciò stiamo parlando di 30 anni fa, voglio dire, anche all'epoca io proposi al reparto dove io lavoravo, non al mio reparto perché non era mio, ma al reparto dove io lavoravo, proposi la riduzione e cominciammo a fare nell'arco di un mese 2 settimane di 3 riposi. Figuriamoci. La gente prima era incredula perché pensava che ci fosse una riduzione anche salariale, quando poi vide che le buste paghe di quel reparto, che era la centrale elettrica del petrochimico dove stavo io, dove lavoravo io, no, le paghe erano sempre quelle, incominciarono tutti a voler fare e mi chiedevano come si faceva, per poi dopo addirittura, dopo che avevamo incrementato anche i 3 riposi, raggiungemmo anche il 4° riposo. Oggi non mi chiedere se fanno 4 riposi perché sono all'oscuro e non lo so. Ecco segretario, secondo lei la gente ha ancora piena fiducia nel sindacato in un periodo in cui inevitabilmente, no, c'è tanta sfiducia e preoccupazione per il futuro? E cosa si sente di dire ad esempio a qualcuno che vorrebbe fare il sindacalista? Ma io
se devo un attimino analizzare, perciò sto parlando di questioni di recenti, voglio dire, non, devo analizzare la partecipazione dei cittadini alle manifestazioni unitarie e non, anche quelle personali nel senso della UIL, non personali Licchello, ma quelli della UIL, devo dire che la gente si lamenta, la gente è preoccupata, ma non è lontana dal sindacato. Cioè il sindacato in questo momento è la forza di un sistema sociale che è venuto meno, che è la politica. Cioè, solo che la politica non è come il sindacato, siamo due cose ben diverse. Mentre il lavoratore si iscrive al sindacato e quella tessera, quella delega in alcune occasioni vale un anno, però se no può valere anche due giorni, voglio dire, e si cancella. Il problema è che nella politica, dopo la campagna elettorale e le votazioni, devi attendere 4 anni per decidere un attimino se hai fatto bene o se hai fatto male. In quei 4 anni, se io incontro l'amico che ho votato e sta dall'altro marciapiede, non mi riconosce più e non mi saluta più. Il sindacato invece ha una sede e la gente va e chiede i propri diritti e fa bene. E qui c'è un contatto più stretto, come dice lei, più stretto. Appunto, per questo non a caso addirittura in questo momento, ecco, la riorganizzazione anche della UIL, no? La riorganizzazione della UIL che Bombardieri ha fatto un'analisi più allargata, un'analisi, come dire, ponderata, per capire qual è il vero strumento che sta vicino ai lavoratori. Perché tenete conto, io ce l'ho alle spalle, 0 morti sul lavoro, no? Ma quanto fanno le aziende per questa cosa? Bombardieri dice che le RSU e le RLS devono essere il punto di riferimento della politica, tra virgolette, sindacale nei posti di lavoro, e richiama l'attenzione su questa cosa e ci dice: noi siamo il sindacato dei cittadini, ma siamo anche quelli che dobbiamo stare più vicino alle persone. E allora questo cambiamento a qualcuno dà un po' fastidio, a qualche altro molto probabilmente lo mette in crisi, ma a tanti altri che comunque di cambiamenti ne hanno fatto nell'arco di questi anni, specialmente dei miei, voglio dire 30-35, quanti sono nel sindacato, no, dice bene fa il segretario generale a riproporre un sistema diverso, più organizzato, più vicino alla gente. Perché? Perché tante sono le problematiche del territorio. Dicevi, cosa consiglio? Sì, a chi si vuole avvicinare, vuole fare. Io dico che la forza del sindacato sono i giovani, perché voglio dire, poi a un certo punto ci sono alcuni amici che dicono che è vero che ci sono, come dire, gli anziani nel sindacato, però quelli hanno tanta esperienza, che accompagnati dalla voglia e dalla forza della gioventù, messa insieme forza e gioventù e esperienza dall'altra parte, sicuramente i traguardi sarebbero più, come dire, acquisiti, più raggiungibili, più diretti, come dire, nei confronti dei lavoratori e dei cittadini. Ecco, lei l'ha già anticipato, quindi no? Il prossimo congresso territoriale generale della UIL sancirà praticamente una fase nuova nella vita, certo, e nell'attività del sindacato, con una riorganizzazione su scala regionale. Ecco, cosa farà da grande, tra parentesi, Antonio Licchelli? Ma io direi, mi verrebbe subito un maledetto vizio, quando uno mi fa una domanda mi viene subito da rispondere il macchinista. Noi gli auguriamo altri anni da segretario, ma ripeto, no, domanda è, come dire, lo dico io, per carità, certo, non ho problemi su questa domanda che tu mi hai fatto, e forse ti ringrazio pure perché i 34-35 anni di sindacato non è che non pesano, voglio dire, noi lo affrontiamo perché il carattere è quello dello sportivo, voglio dire, non dimentico mai che ho giocato al calcio e che ho fatto l'allenatore, perciò la grinta
è quella che non è mai mancata. Ma ci sono delle regole. Quando si arriva ad una certa età bisogna un attimino. Si stanno chiedendo di non solo riorganizzare per i motivi che io ho detto prima, no? Che non è una questione di oggi, intendiamoci. Noi avremmo potuto e dovuto farla forse 10 anni fa, questa cosa, e non l'abbiamo fatta, non noi Brindisi, ma noi in Puglia, che come dire, è già da Bellaria che era in aria questa cosa del cambiamento e dell'applicazione delle regole. Poi invece per delle necessità, per tante questioni, tu sai benissimo che le cose, no, poi si trasportano sempre più avanti. Si pensava che anche questa volta fosse ci sarebbe stata nuovamente un altro spostamento per il fatto della pandemia, e poi si è aggiunta pure la guerra, voglio dire, si è aggiunta, invece no. È arrivato il momento. Bombardieri e Cavarbio e dice dobbiamo farla a tutti i mezzi. Ebbene, io cosa farò? Ho detto prima il macchinista, cioè il macchinista per me significa sempre guidare la locomotiva, no? Ma invece ho dato la mia disponibilità, ecco, non vorrei aggiungere, ho dato la mia disponibilità, qualcosa che è in addivenire, ho dato, diciamo, la mia disponibilità a livello nazionale, a livello regionale, se loro hanno bisogno io ho detto che sono qui. Se invece effettivamente non vogliono abbinare esperienza con gioventù, bene, possono benissimo fare il riferimento alla gioventù. Ma noi siamo sicuri che lei avrà un ruolo ancora importante, naturalmente poi, no? Mi farebbe piacere. Lei, come sempre, ringrazia anche i suoi collaboratori, no? Io, tra l'altro, no, tanto per fare un nome di una persona che sembra che lavori dietro le quinte, ma è così, ma poi lavora nella concretezza quotidiana, come Cosimo Zucchero ad esempio. Quindi cosa voglio dire? Che i collaboratori della Quill, no? Lei li ringrazia, diciamo così, per tutto il lavoro che hanno svolto. Quindi abbiamo parlato di Cosimo, dell'amico Cosimo, sinora. Beh sì, intanto ringrazio un attimino tutti, poi lo farò al congresso, per la pazienza, per, come dire, il supporto che è stato fatto. E tu chiedevi nelle domande precedenti delusioni, no, delusioni anche di amici. Beh, i rapporti personali, no, di noi abbiamo delusioni anche. È logico, anche qui nel sindacato ci sono state tante fasi negative su chi pensavi di poter contare sull'amicizia, sulla stima, sul rispetto, perché quello è quello che io ho sempre cercato di fare. Zucchero, io dico che lui ha commesso un grande errore, quello di seguirmi da 38 anni a questa parte, viene anche lui dal petrolchimico, ha sempre fatto un grande lavoro oscuro, tu hai ragione, un grande lavoro oscuro, ma devo dire è stato sempre il principale promotore di quanto la UIL nel territorio ha fatto e di quanto ha collaborato a far crescere anche oggi WILTEC, ieri WILCEM, perché io non dimentico mai che Zucchero era un formatore nazionale della WILCEM, perciò faceva parte della squadra dei formatori nazionali in tutta Italia della WILCEM dei chimici. E questo sempre grazie a quei progetti che noi abbiamo fatto nel territorio, sposati a livello nazionale, perché non sapevano manco che significava formazione. Ecco, perciò è logico che a Memino io rivolgo sempre quell'attenzione mia particolare, ma non perché lui è molto più bravo di me, ma perché lo stimo, ma perché lui... E quello è molto importante, così il rapporto, seria, no? Anche, È una persona seria e io con le persone serie continuo. Ieri mi sono visto con il mio grande amico Michele Clemente, che dopo di me ha fatto il segretario dei chimici, voglio dire, ci siamo abbracciati. C'erano altri che ho appena salutato. Segretario, io la ringrazio di questa chiacchierata. Grazie. In bocca al lupo per tutto e naturalmente... Previ. La verità, io dico crepi, però sento altri che dice vive, crepi. Viva, no, io dico crepi il lupo. Crepi segretario, grazie di nuovo e naturalmente arrivederci, risentirci. Grazie a te e grazie per la disponibilità.